Sarà la Bella a decidere la qualificazione alla semifinale fra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci. Dopo il 3-0 con cui le toscane si erano imposte in gara 1, Novara risponde con un 3-1 che sicuramente porta una firma molto molto chiara, quella di Katarina Baru, un'autrice addirittura di 35 punti, una prestazione mostra per lei, che ha attaccato col 53%, una bellezza di 62 palloni attaccati, 35 punti che sono sicuramente una prestazione incredibile, ma molto bene Dyke, ma nella distribuzione anche con le centrali, 11 punti e 53% di positività per Chirichella, 7 di Bonifacio, 13 per una celeste placca un po' in chiaroscuro, alcuni lampi molto positivi, altri passaggi a vuoto. Più in difficoltà Judith Petersen, che ancora una volta ha preso il posto dell'acciaccata Piccinini, bene tutto sommato ad aiutarla Melissa Donà nel ruolo. Dall'altra parte 17 punti di Florti Meners, che però ha subito la pressione del servizio di Novara, che l'ha cercata con grande continuità. Alla fine 40 palloni ricevuti per l'olandese, sono tanti che l'hanno sicuramente un pochettino condizionata. Molto male invece a Vliskova, sostituita in maniera egregia da Valentina Zago a partire del terzo set, ma tanto non è bastato la squadra di Alessandro Beltrami per portare Novara alla tie break, dopo che Novara si era aggiudicata i primi due set 25-21 e 25-23. La remonta di Scandicci nel corso del terzo parziale, vinto 25-22, poi Novara nel corso del quarto set, dopo un avvio un po' balbettante, dal 5-8 si è portata sul 16-12 per andare poi a chiudere 25-19. Adesso conterà tanto anche la capacità di recupero delle due squadre, in modo particolare per Novara, che deve probabilmente fare a meno ancora di Piccinini e dunque non ha la coperta tanto tanto lunga, dovrà cercare di recuperare soprattutto in fretta Katarina Baron, che ha fatto davvero gli straordinari questa sera. Non sarà facile ripetersi, ma la giocatrice è una giocatrice straordinaria, dunque a Novara sicuramente chiederà a lei ancora una grande partita per provare ad andare in semifinale.